Sì. Partito? Ciao a tutti ghiaccioli, bentornati in un nuovo video di Dai Resident Evil. ghiaccioli, con l'episodio precedente ti stava da Dio. Figa fatti. Ok, abbiamo rotto i marroni a quell'altro là. Ah, salve, Merky. Merchi, mercante. Sì, ci sta. Voglio una granata a mano, sì, certo. Non so perché le abbiamo finite con quel babbione. Stronzo. Welcome. Eccolo. Welcome. Figa, c'è tante di quella roba e me lo potresti regalare un Got some po'. rare Ehi, things grazie, for dimmi che si you, può boy. intimizzare la razza. No, ovviamente. Questo è già meglio. 20.000 di capienza, non Non ce li ho. ne hai. Forse You're però, se selling ti vendo this. qualcosa, ci arriviamo. Vediamo un po'. Sì. Is that all, stranger? 4.000. Thank you. Is that Lacrime. all, stranger? No, non c'è Thank più. you. Va bene. Come back È un ritardo. anytime. Come back. Allora, dovremmo essere nelle miniere in teoria, da quello che mi ricordo, quindi salviamo un Sì. attimo. Ah no, prova di Luis. Il primo castellano rinchiuse le plaghe nei sotterranei del castello. Quando Salazar le liberò, erano ridotte a resti mummificati. Nessuno pensava che potesse ancora riportare la vita. Gli organismi parassiti non possono sopravvivere senza ospiti, quindi senza corpi. Eppure, quando Salazar e i suoi uomini scovarono tra le macerie, sembrò quasi che le plaghe stessero aspettando qualcuno che le aiutasse a rinascere. Molti anni dopo, gli abitanti del villaggio che avevano partecipato agli scavi furono colti da convulsioni inspiegabili. Poi all'improvviso si trasformarono diventando dei violenti selvaggi. In seguito si scoprì che gli eventi erano causati dalle plaghe, anche se mummificati erano riusciti a sopravvivere così a lungo rimanendo inattivi a livello cellulare, sotto forma di spore. Le persone che parteciparono agli scavi inalarono le spore e i parassiti ritornarono attivi nei loro corpi, così che le plaghe sono tornate in vita. Anche mentre scrivo, gli scavi per recuperare le plaghe continuano. Dio solo sa quanti parassiti sono risorti, senza contare Senza contare lo lo spropositato spropositato numero di numero di ganado. vittime. Bisogna porre fine a questa follia o il mondo intero potrebbe diventare vittima di questa setta religiosa. Quindi praticamente puoi salvare. Ah, giusto, è vero, devo salvare. Ok. E in pratica sì, sono diventati. Cioè, Sotto. fa lo stesso. In pratica il ganado in realtà sono i contadini normali che avevano partecipato appunto agli scavi e sono diventati quello che sono diventati a colpa dell'inalamento dei. Delle spore. E infatti sono qua. E infatti in teoria non ti danno nulla da fare. Signor Frost, arriva. Va bene, tu pigli fuoco. Tu sei ancora vivo. Ok. Signori, i critici, dove cazzo sono finiti? Ho munizioni per pistola, mi fanno molto comodo. Ho preso 1000 pesetas. Attenzione, dinamite I e. carri che volano giù. Attenzione, un eccessivo carico di dinamite sul carrello farà scattare l'interruttore di sicurezza. Ok? Oh! Io andrei di cecchino. Ma. Non possono salire. No, sì, salgo qui. Ho chiamato il critico. Ovvio, posso sempre avere un critico. Male. C'è un Non è che andrei medaglione. di C'è cecchino. un medaglione? Ah no, è un suo. Ma questo è un cecchino in miniatura in pratica. Bla bla bla. Ok. Ciao ragazzi, sono sempre io Frost e ci siamo accorti in tempo che non stava più registrando un cazzo di niente nel video Cioè, non stava più d'audio. registrando il microfono, non si sa per quale motivo, e quindi niente. Abbiamo la dinamite. Riregistriamo, continuiamo. Esatto. Non so quanti minuti saranno senza commentary. Questo masso blocca il passaggio. È da far saltare, mi sa. Porca merda! Figa, pensavo che dovessi tipo attivare. Ok. No, comunque quello prima con la motosega. Sì, ha fatto una bella fine. Diciamo. Ok, andiamo. Che brutto presentimento che ho. Ma è lava sotto? Sì. C'è un piccolo problema qua.
Allora, sono io o si vede così sfocato per colpa del mio? 2? Me ne ricordavo uno. E ok. Ah sì, vai adesso. Perfetto. Me lo ricordavo. L'altro? L'altro invece è là. Ok. Solo che in sto gioco non c'è la... Ok, devo tornare su, però stavolta mi fa volare di sotto, penso. Se mi muovo. Ah, lo devi chiudere e poi riaprirlo? Penso di sì. No, penso che valeva soltanto per uno. Ah, oh, ah no, ok. Bella. Forse mi sono sbagliato. Ma no, no, penso che vada bene. Scusate ragazzi, sentite un po' i tasti, ma abbiamo appunto messo lo Yeti adesso. Infatti, immaginavo. Porca merda. Dio santino Marella. Bello. Ti ha messo bene adesso, raga. Scusa, e adesso come fai? Lo combatto normalmente, come ho combattuto il gigante. Lo ricordi? Mi tiro un calcio, mi tiro un calcio. Gli puoi sparare dall'alto. Io provo ad andare di lei. Ok. Del tipo sono un cane che fa una carica. La faccia, Fiolo! Continua a non capire, cioè vuole prendermi ma non ce la fa. Mi ha preso. Ah, ok. Permesso. Uffo. Non lo so perché non gli sto facendo praticamente un cazzo, in teoria. A meno che... Guarda, non mi giro adesso. R2, R2, R2. Ok. Nel fondo. No, proprio non sento una fava, come si dice. Che brutto rumore. È molto vicino, molto vicino. Guarda lì, da lì. E non posso perché è lì che mi squassa e mi fa volare giù. Ok. È il momento della Plagas. Quindi raga, scusate se sentite il tapping, però... È giusto per farvi capire con che intensità bisogna... Bisogna andare contro sto stronzone, però bisogna sparargli in testa, quello è ovvio. Ok, non ho una granata a mano, vero? No, l'ho usata... Sì, ce l'hai. Ce l'ho? Dovresti averla, guardaci. Eccoci, guardo. Che se caso... Eccolo. Perfetto. Perfetto, tra virgolette. Che si è messi da culo con la vita. Adesso ci riproviamo. Almeno che, perché questa toglie effettivamente poco. Però sono, è uno di danno continuo. Aia. Si è messi male. Porco diesel. Non c'è manco un'erbetta. Non ce l'ho, no. No, l'hai usato prima. Ho almeno un kit di pronto soccorso. Mi sa di no, l'hai usato contro... Ti prego. Bene. No. No, proprio non ce l'ho. Che palle. Potevi comprarlo prima. No, perché tengo i soldi per ottimizzare le armi. Cosa molto più utile. Ok, vediamo. Perfetto. Para. Figlio mio, va così o quanto ci vuole per tirarti giù.
Ah, che palle, se avessi il Chicago Tampa Raider, mamma mia. Non ti lascerei tanto, sai. Aspetta un secondo, dammi un secondo che ricarico questo sport qua. Hai una granata a mano, eh? Ho visto. Soltanto che vorrei usarla, tra virgolette, bene. Però non so, se uso l'accecante su di lui, magari esce la plaga. Perfetto. Ok. Dai. No, eh. Non è ancora morto. Porca Eva. Porca Eva. Che altro? Che palle. Che brutto rumore che ho. Cioè, si sta incazzando. Figa, dopo un po' ci andrei anche io in rage. No. Non gli ha fatto molto. Cioè, proprio ci ha decimato le munizioni. Ovviamente. Ma meno male che sei arrivato lì con quelle. Sì, esatto. Meno male. Ho rischiato. Tanto. Bisogna far così, ragazze, no? Qua non c'è trippa per gatti. Vero, Nikita? Vi dai, salvo peggio. Se mi tira un calcio male, posso dire addio alla mia vita da attore porno. Ma che cazzo? No, dicevo per lui. Ok. Si è stunnato? No, adesso, non adesso, Leon, non adesso. La tua vita da attore porno, ricordatelo. Ok. Riproviamoci, dai. Figa, se dopo non mi danno un po' di munizioni mi incazzo come una iena riders proprio. È da tanto che non c'è. Non c'era la possibilità di farli cadere tutti. Sai che forse c'era. Però non è andato. Anche perché in teoria mi rimaneva sempre quello con la museruola, non questo. C'è l'altro. Porca puttana, che dobali. Anche perché mi sta decimando ancora le munizioni, infatti. Dobbiamo andare di fucile a pompa, infatti. Tanto questo qua dovrebbe fare lo stesso danno anche da lontano. Cioè, sta puntata è un po' monotona. Però l'è così, non si fa nulla. Ecco. Perfetto. Vattene, vattene lì. Era da tanto che non ci faceva la spallata. È vero. Forse adesso. Se. Cioè, è il la terza. Ok, raga, terza plaga. Dai, 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 che è l'ultima. Dai, che è l'ultima. No, Rix! No. Piperi. Sì! Ok! Uff. 15.000, davvero. Così poco? No, cioè, scusa. Ti bestioni qui. Però ci sono dei cosi in giro. Sto trattenendo le madonne, ragazzi. L'altra porta. Sì. Magari l'hanno messa lì apposta. Magari, sì. Per i giocatori più attenti. Vero, Frost? Porca puttana.
Vabbè, dai. E vabbè, sto finendo le munizioni. Non è un gran... Vabbè, non mi serve a nulla una granata incendiaria. Già meglio. Vediamo che cosa ci aspetta al di là del portone. No, voi mi prendete per il culo. Ma porco, ci sono quei... Con ste munizioni? Realmente? No, perché se è un prank, ditemelo. Ce l'hai con sti prank? Vabbè, proviamo a fare il tiro loca. Beh, perfetto. Tua madre troia. Quella zanzara che ti ha messo al mondo. Ok. Un colpo? Sì. Potevi finire. No, 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 no. Ok. Di quella zanzara che ti ha messo al mondo. Perfetto. Ce l'avevamo già al verde. Sì. Ok. Ottimo. C'è scritto: le due luci risplenderanno su un nuovo cammino. Sì, va bene. Prova a cecchinarlo. Oh, wow, 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 wow. Cos'è tutta sta voglia di volare? Figa, che volo. Prova a cecchinarli. Non è che c'ho molte munizioni, ma ci provo, no? Non puoi zoomare. Sì, ma... Lì. Porco te. Porco me. Muori. Oh. Ah! Lì. Bravo, Leon. Tu e il seguire i film di Jet Li. Per fortuna che ci voleva una fucilata, vero Frost? Dai. Già meglio. No, 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 padre Pio con la barba corta. To! Oh! Cristo! Ma teoricamente con le flash non dovresti fargli qualcosa. Eh no, non penso. Qua sono insetti del cazzo. Ma sono plagas. Vuoi stare giù? Io sono sopra. Lo so, mo, lo so. No, munizioni. Cioè... Pa! Da! Sì, vabbè. Caga! E che cazzo! Ho un colpo, e dai! State ferma! E vabbè. Certo. Fammi ricaricare, per favore. Dove vai? Vieni giù! Dio madonna! Perfetto. No. Beh, lasciale svolazzare, tanto. Ho capito che vi piace anche voi il film di karate, ma che cazzo! Dai, crepa! Perfetto. Oh, almeno due colpi li abbiamo riaccimolati. Piantina. Oh mio Dio. Storie? Esamina una specie di interruttore. Premere, sì. Una luce. Ascolta, sto sventilare, madonna. Sto sventilare. Devi crepare. Ma realmente? To, foto di famiglia. Raga, che cacchio è? E vabbè, anche te con sti calci, leader. Raga, raga, raga. Ah, raga. E la madonna. E la madonna. Vabbè, io corro. Io corro. C'ho tipo l'esercito di locuste dietro, ma io corro. Tranquillo. No, no, non siamo nella merda, tranquillo. Porca... No, 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 no. Tu e il tuo veleno del cazzo. Acido, chiama come cazzo te pare. No, no, no. Madonna. Mostro. Che vuol dire? Sentina. È rossa. Ah, bene. Porca puttana tua madre. Di quella vacca che ti ha messo al mondo. Eh? Era
era già morta. Sì, ho capito, ma... Col cazzo! Avevi tre piantine verdi. Raga, ma quante cazzo siete? L'anima di Limortacci tua proprio. Altro che Dio Cacao, guarda lì. Ma vattene, no? E non posso. È chiusa. Lecciosa. È Netmander. Dio bello. Vuoi... No, 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 no. No! E poi perché mi si ferma l'azione che mi dice di dare il calcio? Non voglio dargli il calcio, madonna! Lo sai? No, aspetta, no! Perfetto. Madonna, se sei brutta! Perché mi dovete fare bestemmiare? Che vorrei bestemmiare in completo, ma non posso. Vorrei, ma non posso. Allora, ricarichiamo. Tua madre è cagna, ricordatelo. Ricordatelo tantissimo. Tua madre è bacca. Però. Allora, con calma. Io non mi faccio prendere i calci in faccia agli insetti, eh. Mori! Cristo! Oh, grazie. Perfetto. Disinfestazioni Frost. Sta sicuro che gli insetti se ne vanno. Va bene. Ho già capito, ricarichiamo. Sì, premi, così arriva anche Maria Dolores con tutta sta roba. Le, la luce mostrerà l'uscita. Sì, lo so, lo so, lo so, dai. Netta mossa. Sì, lo so, brillanti, figa. La luce del sole. Il sole, puttana. Ok. Eccoli, eccole, eccole. Eccole. No, 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 non ti vedo. Dio calabrone. Madonna cara, ma quante siete? Oddio, che schifo è. Ok, va bene. Va bene, grazie. Giusto perché non stavo guadagnando abbastanza munizioni dal fucile a pompa, eh. Ah, beh. Ok. Eh no, eh. Eh no. Grissimbon. Togliti da... Cazzo. No, 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 no. Non si fa. Madonna, cara, muori. Ne è morta. Ne è morta. Ne è morta anche questa. Dai! Mori? Perfetto. Non mi dovete dare gli occhi. Non mi servono una sega gli occhi. Che c'è scritto? Premerlo? No. Sto qua a guardare i salici. No, no. Cos'è sta roba? Oh. È a tempo. No, 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 no. No, no, no. Non avete capito un cacchio. Adesso. Ok. Adesso. Daghe, daghe. Ecco. Esamina. C'è una leva. Tira. Sì. Perché? Sei morto. No. Ah. Ah, no. Quella in mezzo si è fermata. Ah, quella in mezzo. Oh, sì. 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 Ce l'ho fatta. Eh no, mi sta a pigliare Gesù Cristi, però. Ah, ok. Che cos'è? Stemma. Ah, boh, a posto. Si va su. Evviva! Sì! 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 Ok. È finita. Ah, sì. Perfetto, raga. Grazie a Dio, finita la disinfestazione. Mi sono rotto i coglioni. Vi voglio bene, ragazzi. Ci sentiamo nel prossimo video. Ciao!